Insomma, quella che viene a mancare rispetto alle altre. Sì, magari proviamo a pensare che magari questa brutta pagina possa far, come dire, magari crescere il movimento, magari un progetto valido che possa essere fatto come fece la Germania qualche anno fa. Però la Germania non è mai arrivata a Però non partecipare a una sì, competizione certo, però il mondiale. paragone magari Beh, ci diciamo sta, però non comunque. vedo, è questa la cosa più brutta, che non lo vedo questa. Per questo comunque manca quel ragionamento che diceva Marco, di qualcuno che diceva ben venga una mancata qualificazione. Sì, No, ma certo. perché non. Cioè, l'Italia in sé, cioè a prescindere dal calcio, non è un paese che programma un qualcosa, quindi a prescindere da questa mancata qualificazione, non penso che da domani i vertici della Federcalcio si metteranno a programmare per il prossimo europeo. Non Anche credo proprio. perché comunque sia chi È ha. proprio il vertice che puzza. Appunto, Esattamente. perché proprio i vertici che hanno voluto questa nazionale, Ma non ci perché. sono idee comunque, perché da dove ripartireste voi se voi foste ai vertici della Lega Calcio per rifondare il movimento della nazionale, insomma. È difficile pure capirlo, No, è un insomma. discorso poi che devi programmare negli anni. Sì, da dove Quindi. partiresti però? Ma Dai non. vivai. Sai già, è difficile pensare per chi non è all'interno del Beh, però sistema. un'idea ce la Però possiamo fare. sì, chiaramente uno può parlare di vivai, può parlare che ci sono poca attenzione per i giovani italiani. Però se noi andassimo magari in Germania o andassimo in altre federazioni, hanno lo stesso problema che abbiamo noi. Perché ormai il calcio si è talmente tanto Globalizzato, quello è vero. globalizzato e che comunque curi determinati aspetti, quelli economici, e quindi poi da lì è normale che vanno a mancare l'attenzione sul giovane o sulla crescita di determinati giovani. Ma se andiamo anche a demonizzare l'idea degli orundi, possibili orundi, perché dicono uno scandalo, noi ci abbiamo vinto un mondiale nel 38 con 7-8 oriundi e ci abbiamo vinto il mondiale con Camoranesi. Vai a vedere la Germania, è piena di giocatori No, di no, origini. non sono oriundi. Sono tedeschi quelli, No, eh. dico, però. No, no, è Sì, diverso sono. rispetto a Camoranesi, a No, quello è Ledesma, vero, a quello è Thiago vero. Motta. Però Sì, comunque quelli sia. sono nati in Germania e hanno passaporto tedesco, eh. È un Sì, altro ma. discorso. Sì, però ci sono anche giocatori che comunque sia hanno altre origini e addirittura possono eventualmente scegliere anche na altre nazionali. Però comunque sia lì c'è un discorso alla base molto più curato nei minimi dettagli e allora da lì poi loro hanno costruito le fortune. Ricordiamo che la Germania ha passato anni terribili prima Sì, poi di dal arrivare. disastro di Euro 2004 dove la Germania uscì al girone praticamente facendo 1 o 2 punti nel Però girone. vedi, loro comunque la fase finale l'hanno fatta, noi non siamo arrivati neanche a quella, è una situazione ancora Sì. più grave. Sicuramente non voglio però giustificare una catastrofe simile, però quest'anno questo metodo, diciamo, un po' cervellotico di qualificazione, diciamo, visto quello che era il girone, un pochetto faceva già pensare che l'Italia poi avesse dovuto giocare uno spareggio. Certo, Certo. da qui poi uscire un altro conto, No, però secondo me anche svantaggiato da un po' un. nelle lacrime, l'intervista alla Rai non riesce a parlare. Beh, stiamo Io parlando. Sta parlando anche a livello sociale, Penso che perché ogni è uno singolo di giocatore spareggio di questa che. nazionale Sì. passerà. L'unico che ha veramente rappresentato negli anni i colori azzurri Passerà in tutti i sensi. negli annali come la nazionale che non ha fatto i mondiali. Penso che Assolutamente. tutta questa rosa, insomma, a Per lui era l'ultima livello. possibilità poi di disputare un Beh, non solo mondiale, per visto che lui, vista l'età, probabilmente. pure per De Rossi e per tanti altri. Sì, però lui comunque a fine stagione smetterà, quindi comunque era proprio quella ciliegina sulla torta No, ma lui sulla. aveva programmato l'intera. Sono 2 anni, praticamente, che aveva fatto capire che aveva come programmazione della sua carriera, cioè la sua carriera sarebbe terminata In con Russia. il mondiale in Russia. È vero che lui ha il pallino di alzare una Champions League, quindi comunque sia è concentrato sulla Juve con quell'obiettivo, perché è l'unico trofeo che gli manca a quella fantastica carriera che ha costruito. Però il suo obiettivo era quello di essere l'unico giocatore che andava a fare 6 mondiali. Mondiali e lo avrebbe meritato per Anche quello perché che è a stato. memoria negli ultimi anni non ricordo un mondiale senza una tra.
Argentina, Brasile, Germania, Spagna. No, assolutamente No, no. a Però, memoria che è così. no, Però mi Penso trovo. che purtroppo C'è saremo un l'unico triste precedente, caso. almeno per il Assolutamente sì. calcio moderno Delle degli grandi ultimi anni. potenze, sì, mondiali, assolutamente. Solo a livello europeo l'Inghilterra mancò la qualificazione Euro 2008 e anche quella Agli europei. fece abbastanza scalpore, però È un obiettivamente europeo. un europeo e un mondiale hanno un peso diverso. Hanno un Però peso è. diverso e l'Inghilterra comunque non ha mai vinto a livello di Vabbè, sì, nazionale ha con inventato il così calcio per tanti. far vincere gli altri, Sì, quello esatto. È vero quello che diceva prima comunque Antonio, che con tutto che noi ci abbiamo messo del nostro a far decadere la nazionale in questa maniera, è vero, però il metodo di come poi si assegnano i gironi di qualificazione, il ranking che viene assegnato alle singole, pure quello è un po' singolare Sì, perché sono vabbè, 10 anni che io vedo la Polonia testa di serie, però. Sì, vedo capito. altre nazionali che Il comunque Belgio, sia. senza aver vinto nulla, si è ritrovato poi in un periodo primo nel ranking, ma in base a quali criteri? Non capisco. Cioè, No, non è una giustificazione, perché Gianfranco. vincevano molte amichevoli, contano pure le Sì, no, lo amichevoli, so, è un sistema che tutte, però alla base è sì. sbagliato, perché una Sì, squadra che no, non ha è mai vinto un sbagliato, però trofeo. partiamo dal presupposto che te sei comunque come blasone l'Italia, a prescindere, come dice Marco, sì, magari è sbagliata la formula, ma comunque con la Svezia devi vincere. Non Assolutamente sì. esiste, noi possiamo Ok. inventarci qualsiasi cosa, lo spareggio, No, per carità, i Gianfranco. voti Quello è del. vero, però sì, però chiaramente vai a vedere altri gironi. Tu sei capitato con la Spagna. In altri gironi c'erano Grecia, Turchia Sì. e Anche a quello mi cioè. riferivo, che poi vabbè, questa qui diciamo un'altra. Ecco, quello il discorso che Sì, facevi te ma con le penso nazionali che. riguardante la Lazio, io lo penso per quanto riguarda le nazionali, perché Penso alcune che nazionali l'Italia senza dire dovrebbe andare quali oltre a hanno avuto questi dei discorsi sorteggi. perché mi sanno No, tanto di no, non scusante. sono L'Italia scusanti, dovrebbe. però spesso è capitato storicamente che alcune squadre, alcuni dirimpettai, non voglio sempre, hanno avuto dei sorteggi più semplici perché c'era chissà quanto Dai giochi di lì potere, alla magari FIFA. alla FIFA, Esatto, alla esatto. UEFA. L'Italia Sì, invece beh, comunque è sempre stata un po' certo, sfavorita quello magari pure. c'è, però. Però Da poi. qui No, poi a da qui. perdere lo spareggio con la Svezia. Non No, esiste, ma non magari. esiste. No, il discorso era magari ti capitava un girone e tu manco se la fai lo spareggio. Quello Cioè, dico, non è una sì. giustificazione. Sì, non facevi lo spareggio, ma non credo che debba essere lo spareggio con la Svezia No. la partita così impossibile, lo scoglio insormontabile se sei l'Italia. No, già, quello Poi, no. certo, se possiamo andare a vedere mille sfumature, quello che vi pare, secondo me, però qua non ci devi nemmeno arrivare Però se ti capita un girone con la Spagna ci arrivi, quello voglio dire. sì, però non deve. A parte che quando ho sentito Ventura dire noi il nostro l'abbiamo fatto perché già avevamo messo in preventivo, noi il nostro l'abbiamo fatto per modo di dire, perché comunque perdere 4-0 con la Spagna là per come hai giocato il tuo non l'hai fatto. No, Tu hai ma. fatto il tuo arrivando secondo nel girone e ci può stare comunque, magari se te la potevi pure giocare, però poi lo spareggio, andare a recriminare sullo spareggio, ma No, vabbè, questi sono poi stiamo tutti. parlando del nulla perché abbiamo giocato con la Svezia, andiamo a analizzare la rosa della Svezia per quanto No, vogliamo dire. assolutamente. Se pensi che i due attaccanti della Svezia sono anche addirittura delle riserve di squadre francesi, uno tipo Toivonen, la riserva di una squadra francese, e Berg, l'altro attaccante, non ricordo. Comunque, non giocano nemmeno in squadre di alto profilo. Sì, non hai incontrato una squadra, magari ci sono state nel corso degli anni, magari minori, però in un momento di forma fantastica. Ho incontrato una squadra mediocre e purtroppo il risultato è stato questo. Bene ragazzi, allora purtroppo abbiamo dovuto vivere questo triste epilogo. L'Italia è fuori dal mondiale e adesso però ci possiamo concentrare sulla Lazio, sulla nostra Lazio, su Sul quello che derby. sarà il derby e soprattutto vivere questo collegamento che è molto, molto emozionante, molto prestigioso. Per noi, perché comunque potremmo avere le parole ai nostri microfoni di chi ha fatto la storia della Lazio e senza il quale poi non staremmo neanche qui a citare le eventuali Chissà vittorie che sono arrivate. che partite staremmo
Hai capito? Quindi, adesso non lo possiamo sapere, ma sicuramente decisamente diverse. È vero che sono passati anche 30 anni, quindi magari il tempo ce n'era per ritornare. Sì, no, al calcio, appunto, dico, chissà, però meglio così. Diciamo, meglio, assolutamente meglio così. Sì, assolutamente sì. Quindi, Antonio, prepariamo la pausa e ci ritroviamo per questo collegamento. Vai. Anche vero che ci hanno dato. Che dice Andre? Non ci hanno dato due rigorinetti, Mazza, quella ginocchiata là, che quella era mettissima. Ah, 338. Comunque è una bella mazzata per l'udito, 60. 98. 037. Una mazzata per noi. No, no, una mazzata per l'udito, perché era lui che lo voleva l'avventura, l'ha voluto lui, Mamma mia. Vediamo, Sì, sì. Mi sono sempre sentito tanto fortunato ad aver visto l'Italia campione del mondo, però mo mi sento veramente troppo sfortunato. 037. Era 037. Sì, 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 sì. Occupato, non fa versi, saprebbe. Tocca la nazionale, muove i mondiali. Ah, io penso pure per motivi soprattutto di redazione, seguirò l'Islanda come ho fatto all'Europeo. Squadra simpatica. Io continuo a vincere. 338 60 98 037. Aspetta, Andrea, ti chiamiamo, sentilo in rubrica. Registro la rubrica, così c'è, se ci dovesse risentire. Allora, 338 60 98 037. Lui mise il cross per il gol di Fiorini, ok. Pronto? Buonasera Potavini, buonasera dal Nido delle Aquile. Buonasera, grazie. Buonasera. Per la disponibilità, e capisco pure gli impegni e la partita, vabbè, poi lasciamo perdere come è andata. Qui con me in studio io sono Antonio, qui con me in studio ci sono Gianfranco e Marco. Buonasera. Buonasera. Buonasera, ciao, ciao a tutti. Tra poco rientriamo in onda e come l'avevo anticipato parliamo un po' di Lazio e del derby di domenica. Va bene. Ok, allora, vai, mi richiami? No, no, ci siamo. No, no, ci siamo. 30 secondi, secondi, sì. Prepariamo il rientro. Ok, va bene. Grazie ancora. Ok, Andrea, cioè, stavo aspettando, sì, Andrea. Ci sono. Ah, ok, allora, Andrea, bene, siamo pronti. Vado, sfumo e rientro, Vai. Ed eccoci rientrati a Nido delle Aquile, fase conclusiva di puntata, ma possiamo dirlo tranquillamente, forse è il momento più importante dell'intera serata, Gianfranco, perché comunque abbiamo questo importantissimo collegamento telefonico a Nido delle Aquile ed è molto emozionante. Beh sì, soprattutto per me che l'ho visto giocare molte volte, 148 presenze e 7 gol con l'Aquila sul petto, abbiamo il piacere e l'onore di avere Gabriele Potavini. Buonasera. Ciao, buonasera.
Gabriele, certo, fare l'intervento dopo la partita della nazionale per come è andata, la pagina più nera della nazionale in questo momento è un po' particolare. Sì, è un po' una serata un po' strana per il calcio italiano. Penso sia una delle più nere della storia del calcio italiano, Infatti. con l'eliminazione così meritata perché non